A 6 giorni dalla slavina che ha cancellato lo terrigo piano, si scava ancora senza sosta per cercare di salvare altre vittime rimaste sotto le macerie della struttura. Tra neve e ghiaccio, ieri sono stati recuperati anche 2 cuccioli di pastori maremmani, e questo ha riacceso una speranza in più per i soccorritori per poter trovare altre persone in vita. Con questo spirito, però, lavorano anche i soccorritori del Molise, giunti nel vicinissimo Abruzzo per cercare di aiutare i colleghi. Ieri, infatti, la seconda squadra è giunta ai piedi del Gran Sasso. Ettore Mascieri, del soccorso alpino, ha descritto le fasi difficilissime del salvataggio in condizioni estreme, quelle in cui stanno operando i suoi colleghi. 3 giorni freddi, bui, ricorda, ma di cui ha conservato con grande gioia la possibilità di contribuire e salvare vite umane. Anche Ettore Mascieri, addetto stampa del soccorso alpino Molise, ci ha informato che le operazioni continuano, ma la situazione è ancora critica a causa delle precipitazioni nevose. Inoltre, l'addetto ci fa sapere che al momento gli uomini del soccorso alpino del Molise stanno effettuando la messa in sicurezza della zona a causa del forte rischio di caduta valanghe. Sulla terribile vicenda, tante sono le istituzioni che hanno fatto sentire la propria solidarietà per una situazione così critica, da Frattura alla Foscoperrella, che ricorda come, nonostante siano trascorsi un po' di giorni, abbiamo ancora negli occhi le immagini della tragedia che ha colpito l'Abruzzo e lo terrigo piano di Farindola, nella speranza di trovare sotto quel cumulo di macerie altre persone in vita che al momento ancora mancano all'appello, oltre a quelle già estratte nei giorni scorsi. Resta impresso in noi il grandissimo impegno, la profonda ingratitudine, la grande umanità di tutti i soccorritori e volontari che, imperterriti nonostante le enormi difficoltà del caso, continuano a lavorare senza sosta. Tra questi, gli angeli della neve, per noi è motivo di profondo orgoglio. Ci sono anche 4 unità del soccorso alpino del Molise. A loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per quanto stanno facendo, la professionalità, l'esperienza e la fermezza messa a disposizione per questo tragico evento. Meritano un plauso, un riconoscimento profondo, soprattutto concreto.